Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Andrea che vi parla e vi dà il benvenuto ad un nuovissimo video. Come ogni venerdì e come ogni prepartita, non sono solo, salutiamo il profe, ciao profe, eccoti qua in tutto il tuo splendore. Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Carico profe per il solito appuntamento settimanale. Siamo Andiamo a fare, carichissimi. siamo carichissimi, andiamo a fare un piccolo recapino del pronostico del profe, ok? Ci siamo? Vai, prof. Allora, com'è andata questa settimana? Innanzitutto, io ti chiamo le partite e tu mi dici che cosa avevi giocato. Anzi, dimmi solo se l'avevi presa, va bene? Va bene, Napoli Spezia 1, va bene. Presa. Inter Torino 1, Presa. Samp Milan 2, Presa. Sbagliata. Atalanta Cremonese 1, Bologna Fiorentina 1x. Presa. Lecce Monza X2, Presa. Sassuolo Udinese X2, Lazio Verona 1, Presa. Presa. Juve Salernitana 1, Sbagliata. Empoli Roma X2, Presa. per un totale di 6 punti. Siamo andati molto meglio rispetto alle scorse settimane, prof. Devo dire che oggi il pronosticone è stato veramente un pronosticone molto più efficiente. Io devo dire che sono stato d'accordo con quasi tutti i risultati del prof. Ho preso il clamoroso X di Salernitana Juve, ho sbagliato qualche cosetta e purtroppo ho fatto solamente 5 e mezzo, il che vuol dire che il prof è in vantaggio perché ha vinto anche oggi il pronosticone 6 a 5 e mezzo, mi ha recuperato solo mezzo punto, prof. Però siamo sul 15 a 12 e mezzo, se la matematica non è un'opinione. Certo, Complimenti. sicuramente questa giornata è stata favorevole, diciamo, per entrambi, però ci aspetta un'altra giornata di schedine molto, molto interessante, ecco. Per quanto riguarda invece, profe, la situazione fantacalcio è molto semplice. Tu purtroppo hai avuto una miriade di malus tra il Sì, gol preso da Musso con quel bagger sulla respinta, quindi meno uno. commentabile. Romagnoli che non ha giocato, Cuadrado Perfetto. espulso, e vabbè, sappiamo tutti come andrà a finire. Il povero Insomma. Pellegrini che ha sbagliato il rigore, quindi meno 3 con un punteggio di meno 5. Ho vinto facilmente con la porta inviolata di Provedel e l'assist di Milinkovic-Savic. Potevi non schierare nessuno, vincevi uguale. Potevo anche non schierare nessuno, avrei vinto uguale. Incredibile. E qui ho recuperato invece, perché oggi ho vinto la giornata del Fantacalcio e quindi siamo sul 2 a 1 per il profe. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito con il pronosticone della. Siamo arrivati alla settima giornata di campionato, profe. Già la A settima. quanto pare. Allora, profe, tu sei tutto mio. Io ti chiamerò le partite come al solito e tu, con la tua grande sapienza, mi dirai che cosa hai pronosticato. Iniziamo con Salernitana-Lecce. Uno fisso, Salernitana in forma e prevedo una vittoria schiacciante. Bravo, così ti voglio, profe. Bologna-Empoli. Anche qui mi gioco l'uno del Bologna, secondo me sta più in forma rispetto all'Empoli. Spezia Sampdoria. Perfetto. Spezia Sampa, mi gioco l'1x. Torino Sassuolo. Anche per Torino Sassuolo mi gioco l'1x. Ti copri. Udinese Inter. Questa partita. Questa secondo me è la partita più difficile della giornata da pronosticare. Voglio dare fiducia all'Inter anche per la vittoria che ha avuto in Champions per dare continuità e quindi mi gioco l'x2. Perfetto, prof. Andiamo avanti. Cremonese-Lazio. Una Lazio sicuramente arrabbiata dalla pessima prestazione in Danimarca, vorrà sicuramente rifarsi e la Cremonese è un banco di prova non impossibile, quindi dico due per la Lazio. Fiorentina-Verona. Fiorentina-Verona, la Fiorentina ha diverse mancanze in difesa, quindi vorrei azzardare un X fisso. Perfetto, profe. Poi le ultime tre partite, Monza-Juve. Non posso pensare che la Juve non faccia punti anche questa settimana, quindi pronostico il 2 della Juve. Roma-Atalanta. Roma-Atalanta,
Roma-Atalanta mi gioco l'X così, di botto, senza senso. Perfetto. E Milan-Napoli che chiude la giornata, il big match? In live avevo pronosticato la vittoria del Napoli pensando che giocassero al Maradona, invece giocano a San Siro e secondo me il pubblico di casa farà pendere, diciamo, la partita a favore di chi gioca in casa, visto che le due squadre stanno entrambi in un ottimo momento, quindi mi gioco l'1 del Milan. Bellissima chiamata, profe. Sono tutto tuo perché ti stupirò anche questa settimana. Anche questa settimana a rischiare? Sì, assolutamente sì. Devo recuperare. Posso solo rischiare. Ok, Non allora posso fare iniziamo. di meno. Allora, cosa hai giocato per Salernitana Lecce? Non c'è bisogno neanche che me lo chiedi. Uno della mia fantastica Salernitana. Lo sapevamo un po' tutti. Bologna Empoli. Allora, qui a differenza tua non ho rischiato così tanto. È una partita più difficile del previsto, secondo me. Quindi mi gioco l'1x. Ok, Spezia Sampdoria. Spezia Sampdoria l'ho vista esattamente come te e quindi mi sono giocato anche qui l'1x. Ok, Torino Sassuolo. Ecco, qui sono più convinto di te e mi sono giocato l'1 fisso del Toro. Secondo me in grande forma può fare molto bene. Ok, Udinese Inter. Qui non sono stato così tanto fiducioso come te nei confronti dell'Inter e ho giocato l'X fisso tra Udinese e Inter. Partita molto molto difficile, secondo me. Visto anche Infatti l'impegno questa di Champions, fisicamente dico. è una bella chiamata. Cremonese Lazio. Allora, sono convinto che la Lazio potrà vincere tranquillamente questa partita. Bisogna vedere come affronterà gli strascichi della partita di Europa League. Quindi ho giocato l'X2 e non il 2. Fiorentina Verona. È proprio nelle difficoltà che le squadre si raggruppano, fanno grande gruppo e vincono. Mi sono giocato l'uno della Fiorentina, nonostante le grandi defezioni in fase difensiva. Anche Monza Juve. qui ho fatto il tuo stesso ragionamento, impensabile che la Juve possa sbagliare di nuovo. Quindi ho giocato il 2 della Juve. E infine le ultime due partite, i big match delle 6 e delle 20 e 45 di domenica, a Roma-Atalanta. Ho giocato l'uno della Roma. La Roma deve vincere per fare quel salto di qualità. E fiducioso anche da romanista, gioco l'uno. E per finire Milan-Napoli. Milan-Napoli, come ho detto in live, ho previsto un X e confermo l'X. Una partita che sarà molto bella, ma secondo me sarà molto equilibrata. Quindi questi sono i miei profe. Qui al centro, come al solito, escono le nostre giocate, sperando che questa settimana possa vincere, possa recuperare, perché sono sotto. Non di molto, ma sono sotto. Detto ciò, alla parte più succulenta, quella che ci fa sempre tanto divertire e che poi dopo ci fa anche un po', come ti posso dire, innervosire per non dire parolacce, perché sto dicendo troppe parolacce ultimamente. Profe, allora, quali sono le tue scelte per i consigli del Fantacalcio? Allora, in porta ho giocato Skorupski, Bologna-Empoli, il Bologna gioca in casa, non sta giocando neanche male in questo periodo e secondo me potrà tenere la porta inviolata. Vai, prof, i difensori. Anzi, il difensore, Di scusi, pardon. come difensore gioco uno de degli esterni di centrocampo listato come difensore più in forma del momento, Mazzocchi della Salernitana. Vai, con i due centrocampisti, prof. Centrocampo gioco due trequartisti, uno del Milan e uno del Torino. Gioco De Ketelaere e Vlasic. De Ketelaere e Vlasic, mi piace questa chiamata, prof, mi piace. E poi i due bomber. I due bomber vado sul sicuro questa settimana. Da una parte gioco Dusan Vlahovic che non segna da diverse partite e Lautaro Martinez. Prof, anche qui io lo so che ti sorprenderò. Gioco Allora sentiamo, dai, chi ha giocato in porta? Ok, sempre in porta. in difesa? In difesa, visto che è una partita che si giocherà molto sugli esterni e prevedo una gran partita da parte dell'Udinese, gioco, se dovesse giocare, Destiny Udogie, esterno sinistro. I due fantasisti a centrocampo? Uno è Bastoni dello Spezia.
perché è una partita quella con la Samp che anche sui calci piazzati si può decidere. E poi quell'altro è un altro trequartista, è sempre del Torino, ma non è Vlasic, è Radonjić, di cui io ho molta stima. E secondo me in questa partita, con le sue caratteristiche di uno contro uno, potrebbe fare molto bene. E infine arriviamo ai Bomber, come sempre. In due partite gli ha segnato 3 gol l'anno scorso. Quest'anno vorrà sicuramente rifarlo e quindi gioco Tammy Abraham davanti perché potrebbe ricontinuare a far gol alla Dea. Chi lo sa? E poi un ritorno, perché il cuore non smette mai di battere, Boulaye Dia della Salernitana, in Salernitana Lecce, per continuare a stupire. Quindi ragazzi, vedete qui sotto di noi le nostre formazioni, i nostri consigli del Fanta. Per questo quarto episodio del pronosticone del profe è tutto. Grazie profe per essere stato con me come al solito e in bocca al lupo. Grazie a te Andre, in bocca al lupo anche a te. Detto ciò, nei commenti diteci le vostre formazioni, scriveteci i vostri pronostici. Grazie per averci seguito. Ciao profe, ci vediamo a un prossimo video.